incentrato non solo, da quello che capisco, sulla ricomposizione che sta coppia, ma sul voler far capire, come hai anche anticipato, che il perdono costituisce uno dei momenti più importanti della vita delle persone. E indubbiamente, ecco, già credo in parte di aver affrontato questo argomento il romanzo proprio nella seconda parte, ma io credo anche nella prima parte, perché anche a livello politico, dico, se si sbaglia, tutti abbiamo bisogno del perdono, nel senso che io sono una persona che è portata, ecco, in un certo senso a vedere anche chi fa delle cose che non si dovrebbero fare, comunque a perdonare. Certo, però io intendo anche il perdono scontando anche delle pene, perché chiaramente se nell'ambito, ecco, proprio riferito alla politica, avvengono certi fatti non indifferenti, è giusto che chi sbaglia paghi, perché sennò finirebbe che paghiamo solo noi cittadini, aumentandoci sempre di più le tasse ogni giorno, come è sotto gli occhi di tutti. E l'altro aspetto dal punto di vista della coppia, che dietro alla separazione, comunque dopo ognuno dei due si permette di fare ciò che vuole e poi si rincontrano, anche lì per incontrarsi, per andare avanti e per ristabilire un rapporto d'amore tra la coppia, è necessario sicuramente il perdono, dimenticando in un certo senso quello che è stato fatto. Grazie Renato, buonasera. Grazie.